Amici e amici di Rossini TV, eccoci di nuovo con Aspettando il GAD, seconda puntata, saranno tre, lo ricordiamo. E anche in questo caso diamo il benvenuto a Cristian della Chiara. Ciao, Cristian. Ciao a tutti, ciao ai telespettatori, ciao Paolo. La senti? La senti quest'aria di avvicinamento al festival? Assolutamente <ride> sì, il friccicorio come tu dice. Questo friccicorio in realtà tu lo senti da parecchio. Sì, diciamo ovviamente. che non scende mai. Eh, infatti, <ride> infatti, poi questa che è quest edizione che vi, vi, vi piacciono e ci piacciono tanto, le cifre tonde. No? Questo 75 è perfetto, insomma. È perfetto, è un'edizione di particolare importanza. Festeggiamo un compleanno importante a testimonianza di una storia importante di cui siamo. Siamo eh, i testimoni di un lavoro enorme fatto dai nostri avi e, che e di cui ancora oggi ne godiamo. E ricordiamo di cosa stiamo parlando perché, naturalmente, noi partiamo talmente sparati che qualcuno <ride> dei nostri telespettatori che era lì distratto tra una pubblicità e un'altra cosa dice: Ma di, di cosa parliamo? Parliamo del Festival dei GAD, dei gruppi arte drammatica. Il festival, che appunto, eh, esiste eh, da 75 anni, eh, è organizzato dall'Associazione Amici della Prosa di Pesaro e, e che ogni anno propone un calendario. In ottobre, forse a volte, a volte è stato slittato a novembre dare comunque diciamo ottobre, da settembre a novembre ottobre è eh, settembre a novembre so. ottobre è il momento giusto abbiamo detto che è un po come quando si andava a scuola ai tempi miei che cominciava l'anno no? a ottobre si comincia e insomma comincia un po' tutto e tutto comincia con, con il festival e quest'anno edizione appunto cifra tonda 75esima eh, su cose novità ci sono qualcosa di particolare qualche anticipazione Beh, ogni anno ci piace all'interno di un format consolidato mettere degli elementi di novità. Eh, uno, eh, eh, faccio seguito a quello che stavi dicendo no? sul fatto che a volte siamo, siamo partiti a settembre, arrivati a novembre, negli ultimi anni abbiamo eh, rimodulato il festival su una formula molto più compatta, molto più festival appunto e quindi ci permette di essere confinati in un periodo più breve. Quindi eh, siamo, il concorso si svolge in due weekend fondamentalmente, giovedì, domenica, mercoledì, sabato. Quindi, è più vicino in passato il festival durava anche molto di più era più diluito adesso privilegiamo questa forma che è una formula che è più faticosa eh, sia per noi che la organizziamo ma anche per il pubblico che ci segue e quelli degli abbonati che viene a teatro tutti i giorni, quasi per dieci giorni consecutivi, però è una formula che sta eh, funzionando molto, soprattutto che permette alle compagnie che vengono fuori di fermarci qualche giorno in più, li ospitiamo volentieri qualche giorno in più, conoscono il territorio, devo dire che è un momento sempre molto bello perché... Chi viene da fuori ci dà un riscontro molto lusinghiero sulla proposta culturale che offre la nostra città, oltre che la bellezza del territorio che diamo la possibilità di, di visitare. Quindi è una formula eh, faticosa, ma di cui siamo molto, molto convinti, che quindi anche quest'anno riproponiamo. Fra le novità, una che eh, ovviamente ci piace sottolineare è che in un anno di eh, compleanno particolare abbiamo assieme a, a dei patti che eh, sono eh, sempre vicini, in questo caso preziosi, abbiamo realizzato un libro che proprio ricorda le, 70, le 75 edizioni, o meglio che si concentra sulle prime edizioni, i quaderni pesaresi del della tipografia Melchiorri che è un'attività un editoriale che hanno avviato già da qualche tempo, il numero di questo autunno è appunto dedicato alla storia del festival, curato dal presidente onorario Giovanni Paccapello, sarà un modo per conoscere eh, dove siamo nati, come siamo nati, eh, evidenziando proprio anche l'importanza che ha avuto il nostro festival in un momento così particolare come è stato quello del secondo dopoguerra, nel 1948 di fatto il festival ha rappresentato un momento di straordinaria rinascita culturale e sociale del nostro territorio. Possiamo dire che Pesaro e i pesaresi hanno ricominciato a vivere, a uscire di casa proprio grazie al festival, ritrovandosi a teatro. Come sai, per motivi eh, di famiglia io ho sempre respirato un po' quest'aria. No, però da quando me ne occupo in maniera un po' più concreta, anche grazie a Rossini TV, anche grazie comunque a una presa di consapevolezza della passione e tutto il resto, eh, mi imbatto sempre in iniziative che sono più giovani di me. Questa è l'unica che è più <ride> anziana di me, per cui andrò a vedere volentieri per sapere, nella mia preistoria, cioè prima della mia storia, che cosa facevano e come era stato impostato il festival. Andrò a sfogliare volentieri, a leggere volentieri è molto questo ]issimo. libro, sicuramente faranno eh, i nostri telespettatori adesso a questo punto così incuriositi. Allora eh, cominciamo a sbirciare un po' il, il calendario eh, delle, delle, delle nostre proposte. Delle proposte. Eh sì. Eh sì, allora, come, come da tradizione il festival ha la parte, diciamo, il focus più eh, tradizionale che è il concorso, otto le compagnie in concorso, ma... Sempre ci piace completare il programma con delle altre proposte. Allora oggi mi concentrerei magari più su questo che è innanzitutto l'undicesima edizione del GAT Festival ai ragazzi, uno spin off del nostro festival, diciamo il pubblico di riferimento per tutta la nostra programmazione è quello dei giovani o dei giovanissimi, uno dei pubblici di riferimento e quindi che seguono tutta la nostra, la nostra proposta ma all'interno del cartellone individuiamo sempre proprio una, un qualche cosa di studiato specificatamente per le scuole e che proponiamo anche la mattina e quindi quest'anno mi piace eh, ricordare che a Riospitiamo Roberto Mercadini, un nostro eh, ormai affezionato ospite, che è stato con noi anche lo scorso anno con un, uno spettacolo dedicato a Dante, e, e quest'anno invece propone uno spettacolo sull'Orlando Furioso, quindi Ludovico, Ludovico Ariosto. Ed è una, un grande ritorno per un attore che siamo contenti di ospitare. Anche con un piccolo d'orgoglio diciamo ricordavo, che ab infatti, abbiamo, abbiamo contribuito al grande successo, ora è protagonista in palcoscenici di tutta Italia, i primi a averli portati sul nostro territorio siamo stati noi, e ci fa piacere continuare ad ospitare e avergli dato una mano ad affermarsi a livello nazionale in maniera così importante. Sempre nel GAD Festival ragazzi, un'altra proposta. Che va eh, mercadini è il 17 ottobre, anteprima del festival. Invece, quando già sarà eh, iniziato il concorso? Nella pausa fra i due weekend del concorso martedì 25 ottobre. In mattinée, quindi alle ore 11, ma replicato anche la sera alle 21, una proposta molto particolare, molto originale, I cattivi bambini, Nicola Suferri con il suo eh, gruppo di collaboratori, iniziale da Michele Petrucci, che eh, disegnerà in diretta le fiabe rielaborate da Nicola Suferri con il supporto di una band che dal vivo suonerà una proposta molto particolare, molto interessante, le fiabe tradizionali riviste in maniera moderna dei Nicola Suferri per eh, attualizzare il linguaggio anche in maniera molto diciamo, importante, diciamo così. queste storie attualizzate dove però eh, attraverso questo stratagemma si consente di eh, recuperare i messaggi importanti di alcune storie con una modalità che forse è più, eh, più facile da eh, far arrivare a un, pubblico, a un pubblico di giovani moderni. Sempre una sezione fuori concorso, ma non più per il GAD Festival Ragazzi. Il giorno 30, la mattina, avremo le premiazioni. In serata, un'altra proposta di cui siamo estremamente orgogliosi: assieme a Clio Gaudenzi, anche lei, nostra amica grande attrice pesarese, e l'Orchestra Olimpia, una straordinaria realtà locale di un'orchestra tutta al femminile, ci sarà l'omaggio a Renata Tebaldi. Quest'anno ricorrono i cent'anni cent della nascita di questa grande cantante pesarese. Renata Tebaldi, anche il Festival si inserisce all'interno delle celebrazioni ufficiali con questa proposta. Renata, nel canto La mia vita, in prima assoluta al nostro festival domenica sera Orchestra Olimpia e Clio Gaudenzi. Il giorno successivo, quindi post festival, se vogliamo un, eh, un appuntamento ulteriore lunedì sera nella Chiesa dell'Annunziata lo spettacolo Quella notte all'idroscalo ancora ci permette di segnare un anniversario, quello dei cent'anni della nascita di Pierpaolo Pasolini. Con questo spettacolo, il testo vincitore della terza edizione del premio Conti, Carlo Selmi, che porta in scena con la sua compagnia questo straordinario testo dedicato a Pierpaolo Pasolini. Con questi quattro spettacoli completiamo la proposta dei Fuori Concorso. Poi, sempre fuori concorso, c'è la presentazione del libro che ho detto prima. Un altro libro dedicato ad Eva Franchi, nostra storica eh, direttrice artistica scomparsa dieci anni or curato da Giovanni Paccapelo. E, e la mostra fotografica, che ormai già si è conclusa ed ha eh, ricordato i migliori spettacoli dell'anno scorso, contribuendo come questa iniziativa a. Uh, avvicinarci, a venireci al festival e molto interessante anche un laboratorio sulla costruzione della maschera in gesso, eh, ci piace sempre anche fare un momento di formazione, quest'anno le dedichiamo alla maschera in gesso, un laboratorio che ha avuto grande, grande eh, già interesse appena lo abbiamo proposto, quindi i nostri ospiti, i nostri partecipanti saranno chiamati a realizzare queste straordinarie maschere. Come vedete, un festival che ha 75 anni, ma non dico non li dimostra, perché li dimostra perché ha una bella storia, ma non se li sente. E questo non solo nella vivacità delle proposte, ma anche nella scelta di ehm, abbracciare linguaggi diversi. No? Cioè l'idea GAD, gruppi, arte drammatica, tu vedi già l'attore con, la, no, con, la, con la testa appoggiata. Alla, invece, no, qui, qui c'è musica, eh, c'è tanto altro. Per cui eh, diciamo che in qualche modo forse l'unica cosa che è un po' invecchiata è la denominazione che fa riferimento forse a un teatro che adesso al festival sta un po' stretto. Ma guarda, io sono molto affezionato e, e, ed è questo ideale legame con la nostra tradizione che è un elemento estremamente prezioso, però eh, dici bene tu, il festival, eh, io in questo ho, ho investito molto, nella, la mia direzione diciamo... Direzione artistica, che ha già qualche anno è andata sin da subito in questa direzione, cioè eh, nel, nel far sì che il festival diventasse anche un luogo di sperimentazione, perché è naturale che lo sia, perché poi i gruppi d'arte drammatica in realtà sono coloro che spesso ci offrono anche delle visioni più particolari, perché essendo meno vincolati anche a esigenze di botteghino, sono quelli che a volte si prendono la briga di sperimentare di più. Quindi il nostro festival, sia con le proposte in concorso che quella fuori concorso, non, non ha mancato, soprattutto negli ultimi anni, di essere un luogo in cui poter vedere qualche cosa di particolare e anche quest'anno abbiamo cercato di mantenere coerentemente questa scelta editoriale. In chiusura torniamo all'anno scorso perché ricordiamo che questa eh, nostra proposta eh, che arriva da Rossini TV per avvicinarsi all'entrata all in scena poi eh, in teatro del Festival dei Gad eh, si compone di due parti. La prima parte io e te che chiacchieriamo e eh, che raccontiamo un po' i dettagli, e la seconda nella quale invece viene proposta una commedia tra le premiate dello scorso anno. E chiacchieriamo lo stesso. E chiacchieriamo lo stesso, questa volta è. È Smith and Wesson, un testo di Baricco portato in scena da una compagnia che debuttò lo scorso anno al nostro festival, Il Grappolo di Siena, è uno spettacolo appunto su un, un testo di Baricco: uno spettacolo molto particolare, una scenografia eh, anch'essa molto particolare. Bravissimi attori, una storia ambientata nelle cascate del Niagara. Smith and Wesson non sono. I personaggi della famosa Colt, l'arma eh, eh. che ha fatto furore nel vecchio West, sono questi due particolari personaggi. Uno è un raccoglitore di cadaveri, dei cadaveri di coloro che sfidano le cascate, e eh, ahimè gli va male e un altro un meteorologo un po' pazzo, eh, in questo rapporto già di per sé particolare si inserisce una giornalista che vuole appunto sperimentare questa avventura di buttarsi alle cascate, insomma ne succedono, ne succedono diverse, una compagnia eh, che riscosse grande successo e che incassò uno dei premi più ambiti, quello della giuria giovani e questo mi permette di ricordare eh, come l'anno scorso fu straordinaria, e quest'anno contiamo che lo sia altrettanto in, intensa e appassionata la partecipazione degli studenti che composero. L'anno scorso una giuria di oltre 50 persone e che premiarono appunto questo spettacolo. Ed è inevitabile che sia uno dei premi più ambiti perché riuscire ad arrivare a un pubblico eh, di giovani che non sempre è eh, fedelissimo a un linguaggio come quello teatrale sicuramente è di grande soddisfazione. La grande soddisfazione che ci confessarono. E gli attori della compagnia e che speriamo sia anche quella di chi avrà modo questa sera di seguire questo spettacolo. Bene, allora buona visione a tutti. L'appuntamento eh, è anche per la terza eh, puntata di Aspettando il GAD, nella quale entreremo proprio nel dettaglio del calendario. Ma eh, ovviamente voi fidatevi già e procuratevi una, un bel abbonamento, col quale poi non perderete nessuno degli spettacoli eh, di quelli appunto in concorso. E nell'abbonamento ci sono anche quelli fuori concorso. Nell'abbonamento c'è lo spettacolo dei cattivi bambini. Perché è, eh, è in Serale, non ci sono invece gli altri. Perché uno è alla Chiesa dell'Annunziata e quindi serve un po' piccolo. Invece certo. quello dell'Orchestra Olimpio è un progetto leggermente diverso. Però i prezzi sono estremamente accessibili. Quindi non è un ostacolo quello economico per venire al nostro festival per scelta nostra, ovviamente. Buona visione a tutti, buona, buona visione. visione, arrivederci.